Buonasera, è stata la frana di Montegrazia a tenere banco ieri sera in consiglio comunale ad Imperia. L'Assise, con voto unanime, infatti ha approvato la pratica in cui si chiede di mettere in atto le soluzioni più veloci ed efficaci per intervenire sul movimento franoso che interessa un ampio versante della frazione imperiese, dove una famiglia risulta ancora evacuata. In sala erano presenti molti degli abitanti di quella. La problematica di Montegrazie è una problematica importante, il movimento franoso ha costretto una famiglia ad abbandonare la sua abitazione e sappiamo quanto importante, quanto gravoso e quanto drammatico sia per anche solo una famiglia abbandonare la propria casa di appartenenza, ma questa frana, questo movimento franoso non ha soltanto interessato la casa di abitazione di una famiglia, ma incombe su quello che è il borgo di Montegrazie. Ed è un movimento franoso importante, è un movimento franoso che va ben caratterizzato per valutarne l'entità e valutarne gli interventi di messa in sicurezza. Quando noi abbiamo presentato questa pratica, l'abbiamo presentata perché sollecitati dalla comunità di Montegrazie, che si sentiva una certa distanza tra gli abitanti e il comune, probabilmente anche per una carenza di comunicazione. E diciamo, fin da subito ho visto la maggioranza e l'amministrazione comunale disponibile ad aprire un confronto serio, perché io credo che la politica debba essere confronto serio. A volte può essere anche duro, a volte può essere anche pesante, ma sempre teso al bene comune. Noi abbiamo appunto incaricato i geologi di nostra fiducia, abbiamo chiesto di collaborare da subito con tutti coloro che avevano fatto i loro approfondimenti, di dirci con grande chiarezza quello che erano gli esiti delle loro indagini. Ci conforta il fatto che ci è stato detto avete fatto bene ad aspettare fino adesso, perché sarebbe stato improprio in condizioni di movimento intervenire magari anche grossolanamente, come si potrebbe fare a buon senso nelle ricanalizzazioni di queste acque. Facciamo degli interventi mirati e studiati, vi assistiamo in questo percorso che in maniera più scientifica, in maniera tale da fare non solo quell'intervento lì, ma studiare l'intero fenomeno. E vi diamo anche assistenza per individuare che tipologia di intervento fare al piede, in modo da risolvere almeno parzialmente il primo tratto di viabilità. Se riusciamo, l'intenzione dell'amministrazione, lo confermo, per questa fase, che è l'intervento di regimentazione di quelle acque lì, l'intervento di monitoraggio e, a seconda dell'entità, ritengo anche l'intervento di sgombero di difesa al piede di quello che potrebbe essere quella porzione di piede di frana all'imboccatura della strada in basso sulla destra, non dovremmo riuscire, chiaramente riallocando risorse, utilizzando le lì invece che altrove, però dovremmo riuscire a non toccare lo stanziamento iniziale, quello che con tanto fatica e orgogliosamente abbiamo fatto a novembre per i 140.000 euro della frana giù in basso, col quale stiamo continuando a redigere la progettazione esecutiva, perché quell'intervento lo vorrei fare. Quindi saranno delle risorse aggiuntive destinate lì e stiamo cercando anche di individuare quale sia la soluzione migliore per dare una risposta alternativa alla viabilità per quanto riguarda via Don Orengo. Il presidente della AGM di Diano Marina, Domenico Surace, si è dimesso questa mattina dall'incarico. La decisione è stata presa dopo le nuove polemiche nate a seguito della 2 giorni di lavoro della Commissione parlamentare antimafia. Durante la 2 giorni si è infatti anche parlato di Diano Marina ed è stato ascoltato il sindaco Giacomo Chiappori. Il presidente della Commissione, onorevole Rosi Bindi, aveva confermato che quello di Diano Marina fosse un comune sotto osservazione. Il nome di Surace era poi contenuto in un dossier presentato alla Commissione Antimafia da parte di Cristian Abbondanza della Casa della Legalità. Surace si dice comunque estraneo a qualunque coinvolgimento con la mafia. Il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, si è già messo al lavoro sul tema della caccia dopo aver mantenuto nelle sue mani quella delega un tempo dell'assessore Renata Briano. L'obiettivo è infatti quello di trovare una soluzione per superare i problemi registrati nei mesi scorsi a seguito dei ricorsi delle associazioni ambientalistiche. Sentiamo.
Negli ultimi giorni lei ha ridistribuito le deleghe dell'assessore Briano, qualcosa si è anche tenuto? La caccia, sì, perché la caccia ormai è una questione di avvocatura, quindi l'avvocatura notoriamente fa sempre capo al sindaco, al presidente, e quindi seguiremo ai TAR, al TAR, al Consiglio di Stato, questa ennesima disputa tra associazioni venatorie, associazioni ambientaliste, e vedremo di capire se quest'anno possiamo evitare che la cosa abbia conseguenze così drammatiche dal punto di vista della stagione venatoria. Per 20.000 liguri che pagano tra l'altro un tesserino è anche giusto rispettarli, e siccome la caccia è consentita in questo paese, entro certi limiti per qualche specie naturalmente, mi pare anche giusto che chi ha questa passione la possa coltivare nell'ambito dei tempi, delle specie, delle leggi. Una cosa che ho già visto oggi con gli uffici e che seguirò passo passo, appunto, perché possano queste persone coltivare un loro diritto. Bisognerebbe trovare uno stratagemma per superare questa impasse ogni anno. Vediamo, qualcosa sto facendo, vediamo se mi riesce. Le liste di attesa e di accertamenti medici sono state al centro di un ampio dibattito in Consiglio regionale. Edoardo Rixi della Lega Nord ha sottolineato come queste liste, in particolare le visite di colonoscopie, ecografie, cardiologia e oculistica, continuino ad essere dei tempi biblici e spesso anche le richieste mediche prescritte con codici di priorità urgente non vengono eseguite nei tempi stabiliti. Marco Melgrati di Forza Italia è intervenuto in particolare sul blocco delle prenotazioni di ecografia al seno in alcuni ospedali del Ponente Ligure. Il consigliere ha ricordato che ormai da anni il mese rosa è dedicato alla prevenzione del tumore al seno, ma non vi è alcuna possibilità di prenotazione di un'ecografia al seno a causa delle liste di prenotazione bloccate, e se si decide di ricorrere ad una mammografia i tempi di attesa arrivano fino ad aprile del prossimo anno. E sempre la Regione Liguria ha chiesto che i fondi stanziati dal governo contro la violenza di genere e per mantenere in attività la rete dei centri antiviolenza vengano immediatamente trasferiti alle regioni stesse. Questo dopo la proposta di riparto dei fondi presentata dal governo a favore dei centri antiviolenza e delle case rifugio per un totale di 17 milioni a livello nazionale, di cui 360 mila euro per la Liguria. La proposta di riparto riguarda 10 milioni di euro per il 2013 e 7 milioni per il 2014 in un'unica soluzione. E parliamo ancora di crisi. I segni della crisi in Liguria si misurano con i numeri della cassa integrazione in deroga. Le cifre negli ultimi anni sono cresciute in modo esponenziale, in particolare in un servizio. Le risposte alla crisi di una regione duramente colpita come la Liguria si chiamano cassa integrazione e mobilità in deroga. Negli ultimi due anni le disponibilità di fondi nazionali si sono assottigliate notevolmente e questo è motivo di forte preoccupazione, anche se ora sono giunte nuove risorse. Con i fondi 2014 potranno essere saldate le pendenze del 2013, ma scorrendo le cifre del recente passato, si ha la misura della crisi che si è abbattuta sulla Liguria. Nel 2008 i fondi per gli ammortizzatori sociali ammontavano a poco più di 1.200.000 euro per 81 lavoratori. Nel 2009 si è passati ad oltre 34 milioni per 5.700 lavoratori. Nel 2013 87 milioni per 13.000 lavoratori e quest'anno, per ora, siamo a 25 milioni per 8.000 domande. Un aumento in somma esponenziale che dimostra sia il livello della crisi che il tentativo di evitare il licenziamento e salvare il reddito dei liguri attraverso la cassa integrazione in deroga. E si è svolta stamani ad Imperia l'ormai tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi agli alunni dell'Istituto Ruffini che hanno sostenuto nei giorni scorsi l'esame di Stato. Si tratta del momento conclusivo di un percorso di crescita e formazione che vuole augurare ai neodiplomati un roseo futuro professionale, ma che si propone anche di fissare nella mente di ognuno di essi un momento sicuramente importante della loro vita. La consegna dei diplomi è stata accompagnata dal tradizionale lancio del tocco sulle note dell'inno nazionale e servizio. Pronti? A tre? Uno! Solo tutti? Due? E tre!
Con il lancio del tocco si è conclusa la cerimonia all'Istituto Ruffini d'Imperia in cui sono stati celebrati i neodiplomati dopo le fatiche degli esami. Prima, nell'aula magna del polo universitario, sono stati chiamati uno ad uno per la consegna ufficiale degli attestati. Poi all'aperto tutti insieme, con l'immancabile presenza del preside Giovanni Poggio, il lancio del cappello salutato da applausi e sorrisi. È un giorno importante, il giorno di consegna dei diplomi ai ragazzi, è un giorno per salutare i nostri ragazzi, per augurare loro buona fortuna e per ricordare loro che noi continuiamo a essere al loro fianco, oggi e in futuro. Speriamo che sia una bella giornata. La cerimonia si conclude poi con il tradizionale lancio del tocco, che è sempre un ottimo augurio per il futuro di tutti noi. Prende il via lungo i 24 chilometri della pista ciclabile di area 24 un servizio di pronto intervento in bici. Si tratta del nuovo servizio di Life Bike che prevede la presenza di operatori su biciclette attrezzate ad hoc, dotate di kit di primo soccorso e defibrillatore portatile, che presideranno il tracciato da San Lorenzo al Mare ad Ospedaletti. Il servizio sarà svolto da due volontari delle pubbliche assistenze iscritte alla CIPAS, il Consorzio Italiano Pubbliche Assistenze. Passiamo alla cronaca, proseguono le indagini dei carabinieri di Alassio dopo il blitz antiprostituzione in alcuni centri massaggi del Ponente Ligure. L'operazione ha portato alla chiusura di 3 esercizi e all'arresto di 4 persone. Sentiamo. Proseguono le indagini dopo l'arresto di 4 persone e la chiusura di 3 centri massaggi tra Albenga, Alassio e Imperia nell'ambito dell'operazione contro lo sfruttamento della prostituzione in Ninfea Gialla condotta dai carabinieri di Alassio coordinati dalla Procura della Repubblica di Savona. Nei centri venivano sfruttate 4 ragazze cinesi con regolare permesso di soggiorno. L'indagine è incominciata nel mese di febbraio quando ci siamo accorti che moltissime persone di sesso maschile si recavano in questi centri estetici per appunto avere dei trattamenti e quindi un po' ci siamo insospettiti e successivi accertamenti ci hanno portato poi a raggiungere i risultati di oggi. L'inchiesta potrebbe ora allargarsi anche ad altri centri massaggi. Non lo escludo, assolutamente non lo escludo. Le ragazze lavoravano dalle 10 alle 24 e vivevano all'interno degli stessi esercizi ma in condizioni igienico-sanitarie precarie. Dalle indagini effettuate dai carabinieri è emerso che erano almeno 70 le prestazioni sessuali effettuate ogni settimana. Ne vivevano all'interno dei centri stessi con dei soppalchi creati all'interno di queste strutture dove sostanzialmente abitavano in condizioni igienico-sanitarie a dir poco precarie. E sono stati segnalati da qualcuno questi centri, da qualche cliente? No. L'indagine è nata a seguito di servizi di osservazione svolti dagli stessi. Attentato incendiario questa notte ad Imperia ai danni di un escavatore all'interno di un cantiere edile di via Nostra Signora delle Grazie nella frazione di Sant'Agata. Le fiamme sono state appiccate intorno alle 2 nel vano motore e presto hanno interessato tutto il mezzo. Sul posto la polizia scientifica che sta svolgendo le indagini. La squadra mobile ha arrestato a Sanremo un 23enne in esecuzione di un ordine di carcerazione per una pena di quasi 5 anni di reclusione, oltre a 21.000 euro di multa. Nel corso dell'operazione è stata anche rinvenuta e sequestrata una sostanza sospetta, forse stupefacente, che verrà sottoposta ad analisi di laboratorio, oltre ad una somma di 3.300 euro, forse provento di attività illecita. La Polizia Municipale di Sanremo ha smantellato questa mattina un accampamento abusivo in zona La Vesca. Si tratta dell'ennesimo intervento di questo tipo e nella stessa zona, presa ormai di mira come zona di bivacco e rifugio da parte di zingari o senza tetto. Più volte questa situazione di degrado, tra l'altro in una delle zone più belle della costa, era stata segnalata da residenti e turisti che frequentano la pista ciclabile. Stanca di continui litigi con la famiglia, una donna di 40 anni agli arresti domiciliari fa le valigie, evade e si consegna ai carabinieri dicendo loro per favore arrestatemi. Questa singolare vicenda è accaduta a Savona. La donna agli arresti per reati contro il patrimonio ha detto di non poter più convivere con il resto della famiglia ed ha semplicemente chiesto di poter tornare in carcere. I militari l'hanno così accontentata contestandole l'evasione dai domiciliari. Ci fermiamo un istante, a tra poco.
I musicisti della band Museo di Rosenbach, Giancarlo Golzi, noto batterista di Mattia Bazzari, e il famoso bassista Alberto Moreno si esibiranno con il gruppo in concerto nella piazza del Borgo di Apricale. Si tratta di una serata a favore del servizio innovativo per la prima infanzia. Lo spettacolo è previsto domenica 20 luglio alle 21.30 nella piazza del Borgo stesso. A parlarcene sono i due famosi artisti, Giancarlo Golzi e Alberto Moreno. Sentiamo. La band Museo di Rosenbach in concerto nella piazza del ridente Borgo di Apricale, con la partecipazione dell'amministrazione comunale di Apricale, con la collaborazione dell'associazione APS La Casina del Sole, si svolgerà una serata a favore del servizio innovativo per la prima infanzia. Lo spettacolo è previsto domenica 20 luglio alle 21.30 nella piazza del Borgo stesso. L'idea di fare un concerto del Museo Rosenbach ad Apricale è una voglia, una volontà che avevamo da tempo. Tutti quanti noi del Museo Rosenbach siamo molto affezionati al paese di Apricale, perché è come se fosse una ricostruzione, un teatro a cielo aperto, e ci ha sempre affascinato sin da piccoli, quando andavamo a fare delle semplici gite per visitare il paese. Nel passare degli anni naturalmente Apricale si è anche evoluta sotto l'aspetto artistico e ha ospitato manifestazioni importanti, proprio teatrali, al Castello della Lucertola e nella piazzetta antistante. Uno su tutti, il Teatro della Tosse di Genova, che ogni anno fa queste meravigliose rappresentazioni nelle vie del paese, dando un'ambientazione, sfruttando l'ambientazione naturale di Apricale per svolgere delle tematiche interessantissime di teatralità classiche. L'idea nasce dal sindaco Silvano, che ha voluto fortemente un concerto del Museo Rosenbach, che siamo riusciti a organizzare attraverso l'aiuto di Sandro Libra, il nostro chitarrista facente parte del Museo Rosenbach, il quale si è dato molto da fare, si sta dando da fare per organizzare questo evento che si svolgerà il 20 di luglio prossimo. Vogliamo ricordare la finalità? Sì, te la ricorda Alberto, perché so che si chiama, non vorrei sbagliare il nome, ma la finalità è a scopo benefico e l'incasso verrà devoluto, e si chiama Alberto? La Casina del Sole è una struttura per la prima infanzia che è stata organizzata da Apricale, e l'incasso sarà devoluto proprio al rafforzamento di questa struttura. Il luogo, come ha detto Giancarlo, è magico, è teatrale, e noi cercheremo in questo adattamento di questa musica rock a un ambiente così fiabesco, cercheremo di raccontare la storia del Museo Rosenbach attraverso le sue canzoni, e quindi lo spettatore avrà non solo la possibilità di sentire tutto il nostro repertorio, perché suoneremo l'album del 73 riadattato e il nuovo album Barbarica, ma dovrebbe riuscire a capire qual è l'intenzione creativa che sta dietro le canzoni del Museo Rosenbach, che poi è un'intenzione che si confà molto, che è molto adatta al luogo in cui ci esibiremo, perché è il rapporto tra l'uomo e la natura, e Apricale è proprio una location dove il rapporto tra uomo e natura è un confronto che è realizzato positivamente, perché tutto l'abitato insomma, si inserisce nell'ambiente naturale. E il Museo Rosenbach ha come argomento principale delle sue canzoni questo rapporto, che a volte è conflittuale, tra uomo e natura. Quindi questa è la sfida che musicalmente e anche come evento cercheremo di realizzare: suonare una musica piuttosto rock, quindi hard dal punto di vista del paesaggio, e incastrarli in questo paesaggio raccontando in un modo moderno una storia antica, cioè il rapporto tra l'uomo e la sua la natura. Il Museo di Rosenbach è un gruppo musicale ligure di genere rock progressivo, nato a Bordighera nel 1971. Vogliamo lanciare allora un appello? Ma sì, è una serata che veramente, innanzitutto, visto lo scopo di questa serata, che è appunto a scopo di beneficenza per questi bambini, per aumentare queste strutture dedicate ai bambini e migliorarle. E quindi il mio è un invito rivolto a tutti gli amici nostri del Museo Rosenbach, a tutti quelli che conoscono il Museo Rosenbach, ma lo stendo anche agli amici personali che magari non vogliono ascoltare musica, perché non sarà una serata
solo musicale, ma sarà un condividere un momento bellissimo, ci auguriamo, sotto le stelle, in questo spazio veramente magico, in grado di ospitare eventi di qualsiasi tipo. In questo caso sarà rock progressive, sinfonico, mi permetto di aggiungere, e quindi sarà una condivisione di festa, di gioia, di musica per tutti quanti, con uno scopo finale che, voglio ripetere, è benefico per i bambini. Ricordiamo, per chi fosse interessato, che i biglietti del costo di 10 euro si acquistano direttamente il giorno del concerto ad Apricale. E domenica prossima il Comune di Mendatica dedica un'intera giornata alla scoperta della montagna attraverso colori, profumi, sapori e manualità. In programma c'è infatti la seconda edizione di Montagnart, la festa dell'arte e della cultura di montagna. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Mendatica, Piero Pelazza. Questa manifestazione, dopo il successo della manifestazione della prima edizione fatta lo scorso anno, per la verità anche organizzata un po' in fretta e furia, quindi abbiamo avuto la voglia e l'intenzione di continuare questa manifestazione. Quindi quest'anno è la seconda edizione di Montagnart, che vuole essere proprio una rappresentazione dell'arte, della cultura, della montagna e della montagna in genere, del lavoro e di quant'altro, dell'artigianato e di tutto. È organizzata questa giornata, è organizzata in vari appuntamenti, al mattino alle 10.30 e al pomeriggio alle 15.30 sarà possibile accompagnati visitare il borgo, la chiesa parrocchiale, Santa Margherita e tutti gli aspetti insomma più caratteristici del nostro paese. E alle 11.30 e alle 16.30 ci saranno proprio degli incontri con gli autori e ci saranno vari interventi, perché sono stati invitati e parteciperanno molte case editrici, associazioni e altri interventi e altri autori che presenteranno i loro libri. Sarà quindi un angolo letterario proprio. È un angolo letterario in cui si spazierà proprio tutto, è tutto concentrato sul discorso della montagna, sul benessere della montagna, su tutto quello che è la storia, l'artigianato e quant'altro. Quindi ci saranno, gli interventi saranno molto vari, a partire dal mattino sarà soprattutto impegnato nel discorso dell'escursionismo, l'ambiente, la natura e quant'altro. Nel pomeriggio un discorso più puntato sul lavoro e sull'artigianato e altri argomenti. L'Associazione Culturale Alecchia e il Circolo Fotografico di Torria organizzano il primo concorso fotografico nazionale Lecca d'Oro sui temi Valle Impero e l'Ulivo. Il termine di presentazione delle opere è fissato al 3 luglio. Le premiazioni si terranno il 12 luglio al frantoio Roccanegra di Chiusavecchia. Per ora vediamo i cantieri sull'autostrada dei Fiori e il quadro meteo. Vediamo i cantieri della settimana, da lunedì 7 a domenica 13 luglio sulla 10 Savona Confine di Stato, che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico. In direzione Genova, carreggiata sud tra Imperia Est e San Bartolomeo al Mare, riduzione della carreggiata da 2 ad 1 corsia per il rifacimento della pavimentazione, giovedì 10 e venerdì 11 solo diurno. Tra Imperia Ovest ed Imperia Est, riduzione della carreggiata da 2 ad 1 corsia per la posa di barriere e fono assorbenti, da lunedì 7 a venerdì 11 anche notturno. Vediamo il quadro meteo di Arpal Meteo Liguria con le previsioni di domani, venerdì 11 luglio. Giornata più stabile e soleggiata, disturbata solo temporaneamente dal transito di qualche innocua nube alta. Umidità su valori medio-alti, venti deboli variabili o locale regime di brezza. Il mare in calo, a mosso o localmente ancora molto mosso a Levante.
Dopodomani 12 luglio, sabato 12 luglio, il tempo sarà perturbato con piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale, in serata temporanea attenuazione dei fenomeni. Umidità su valori prossimi alla saturazione, venti deboli con direzione variabile, il mare sarà mosso. Bene, è tutto per questa edizione, grazie come sempre per averci seguito, buona serata.